Ragazzi, benvenuti in un nuovo video, bentornati sul canale. Oggi, come potete vedere, ho già fatto le sopracciglia, la base, e questo vuol dire che andremo a fare insieme un trucco occhi. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per la partecipazione al giveaway e per chi ancora non lo sapesse, sto facendo un giveaway che durerà fino all'8 gennaio e quindi l'estrazione si avrà il 9 gennaio. Se vi siete persi il video e tutte le informazioni relative al giveaway, ve li lascio nell'info box, vi lascio direttamente il link e lì potrete capire le varie cose. Allora, innanzitutto vi chiedo di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al canale e passiamo subito al trucco occhi. Vado a mettere il primer, questo qui di Wet n Wild, che come sapete sto utilizzando tantissimo ultimamente. E allora, vi dico già che voglio realizzare un trucco che vada bene per questi periodi natalizi e vorrei trasformarmi tipo in una pallina dell'albero di Natale, però non so ancora, cioè volevo utilizzare tipo fare la prima parte dell'occhio, cioè la parte più interna farla di giallo e la parte più esterna invece farla col rosso, però come sapete io mi lascio molto prendere dall'ispirazione, quindi non vi affidate a ciò che sto dicendo in questo momento, perché può anche darsi che alla fine del video mi ritroverò con gli occhi fucsia, quindi... Dopodiché vado ad applicare un colore di transizione, quindi prendo la Different 2 di Mulac e utilizzo Bone Tone, che è il secondo colore. Voglio dirvi una novità, ultimamente per pulire i pennelli sto utilizzando questi pannetti qui che sono dello Swiffer e sono ottimi perché catturano la polvere, no, riescono a prendere bene quello che è il colore, il prodotto che ho utilizzato precedentemente sul pennello, e come pennelli vado ad utilizzare sempre quelli di Neve Cosmetics perché li sto super amando. Poi vado ad intensificarlo successivamente, utilizzo Call Me Queen, che è un rosso bello, carico, forte. Voglio parlarvi un po' di questa Different 2. Allora, devo dire che è una bella palette, composta da colori molto, molto belli, pigmentati, sono versatili, è possibile ricreare trucchi davvero di ogni tipo, ma ci sono rimasta un attimino male quando ho aperto la palettina e sembrava già utilizzata. Poi Expensive, questo qui si era un po' rotto, si era staccato, quindi diciamo che c'ero rimasto un attimino male. Adesso l'ho incollato con l'attac e quindi ho risolto. In questo video andremo ad utilizzare un paio di ciglia finte davvero strong, che io le ho viste e ho detto no, le voglio assolutamente, però non ho avuto ancora il coraggio di metterle per uscire, quindi vediamo oggi cosa succede e poi se mi piacciono le utilizzerò spesso. Ok, vado a caricare il colore con Call Me Queen, che è questo qui, e non ho ancora utilizzato quello sotto che è Aventador perché lo vedo proprio, cioè, strong come colore. Adesso prendo il correttore di Kat Von D, quello bianco, ce l'avevo qui. Allora, abbiamo detto faccio la prima parte color lampadina, no, la faccio gialla. E invece la parte finale la faccio, nel frattempo dall'altro lato si sente qualcuno che inveisce contro un computer. Salutiamo Francesco. E, non so se voi lo sentite in sottofondo, ma sta giocando, quindi... Sto giocando con i suoi amici a qualche giochino e quindi, smadonna, no, non è vero, non bestemmia, dai. Stendo tutto il prodotto e quindi dicevo, sì, voglio fare la prima parte di giallo. Ok, passiamo con il giallo. Io vorrei tanto utilizzare questo qui. Infatti lo vado a mettere appunto nella parte iniziale dell'occhio, prendo il mio pennello che vorrei sapere dov'è, ecco. Avrei bisogno prima di un colore, un giallo, vediamo, aspettate, torno subito.
Ok, sono tornata, ho preso questa palette qui, non so se ve la ricordate, e vado ad utilizzare questo giallo qui, perché mi sono resa conto che I'm Vic non è poi così carico, e quindi lo vado prima ad intensificare. Ok, adesso sembrerebbe un colore strong, però in realtà vi giuro che adesso cambierà qualcosa. Vado con I'm Vic. Adesso invece vado ad intensificare la parte esterna e utilizzerò un bel rosso carico, quindi prendo Call Me Queen, che è questo, e poi vado ad aggiungere Royal Blood. Sembra più fucsia sull'occhio, non lo so perché, non so in fotocamera che colore viene fuori, ma a me sembra fucsia. E vado con Royal Blood, questo. E al centro invece vado a mettere Expensive. Lo metto anche qua, dai. Adesso vado a sfumare la parte superiore. Vado ad applicare anche un po' di questo della Saint Sinner, è il colore Stigmata. Adesso vado ad applicare l'eyeliner, quindi applico l'eyeliner, metto le ciglia finte e poi torno per finire la parte inferiore. Passiamo alla parte inferiore, anzi prima di fare questo mettiamo un po' di mascara. Come vi avevo già detto, sarebbe stato un livello estremo per queste ciglia finte, però sono molto molto belle. Anche se devo dire non tengono benissimo, la parte iniziale tende a venire via. Ok, vediamo. Allora, nella parte inferiore cerco di rispettare i colori che ho utilizzato sopra. Cioè, niente, continua a staccarsi. Vabbè, dopo ci metto un altro po' di colla. Comunque adesso vado a completare la parte inferiore. Come matite dovrei avere una matita rossa per gli occhi. Oddio, rossa. Una matita... non la trovo. Non so dove l'ho messa. Ok, eccola qui. In realtà è un colore borgogna. Ed è di Essence numero 29 Berry Fantastic. La metto quindi nella parte inferiore. Niente, si continua a staccare. È arrivato un pacco. Bene, forse dopo farò un altro video allora. Sempre se è il mio pacco. Ok, l'ho incollata. Cioè l'ho staccata, l'ho rincollata. Adesso sembra vada bene. E comincio a fare i capricci quest'altra. Benissimo. Ferma. Comunque sì, mi è arrivato un pacco. E quindi nel prossimo video vi faccio vedere il pacco. Sono troppo felice. Ok, momento serietà. Ho messo la matita, questa qui di Essence, continuo a metterla. E devo fare una cosa, devo mettere questo qui, questo correttore. Stavo scordando. Prima di completare devo ancora fissare tutto e oggi mi sto truccando un po' così alla... cavolo. Ok, quindi adesso andiamo a fissare tutto e come ultima cosa faremo il contouring. Utilizzo sempre la polvere, questa qui di Sephora. Comunque credo che lo giro stesso adesso il video del pacco che mi è arrivato. Sono emozionata. Allora, vi dico che questo pacco che mi è arrivato è il regalo dei miei per Natale.
Ormai facciamo tutti acquisti su internet, quindi ho convinto anche loro a passare a questo mondo. Sono costretta di continuo a fissare questa qui. Vado a completare il make up occhi e oggi niente, adesso mi sto agitando tantissimo perché è arrivato questo pacco, lo voglio aprire! Io lo so cosa c'è dentro, perciò fremo così tanto. Allora, che devo fare adesso? Sì, passo al trucco occhi inferiore, è la decima volta che lo dico. Prendo questa volta la Huda Beauty e prendo Saffron, questo qua. Lo applico qui. E l'ultima parte invece vado ad applicare Celestial, anzi no, Nefertiti, che è questo. Applico un po' di illuminante qui nell'interno. Utilizzo sempre il cuore di unicorno, che ormai sto in fissa con questo. Lo metto anche qui. Vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Ok, faccio un leggero contouring, torno, altrimenti ogni volta vi faccio sempre lo stesso contouring e sarebbe davvero molto noioso. Eccomi! Allora, fatto contouring, messo illuminante, passiamo alle labbra. E dico labbra. Che sta sfarbolata, sai? Io sto a livello 1000 quando mi arriva un pacco a casa, raga. Cioè, io non... messaggio da Bottega Verde. Allora, io sto a livello 1000 quando mi arriva un pacco e credo sia una cosa normalissima, a tutti voi succede, no? Perché e compri le cose su internet e quando ti arrivano dici ah che bello, posso vedere come è fatta finalmente. E niente, vi dico che questa cosa che mi è arrivata la proveremo e sono diverse cose, vi do degli indizi, cioè è lo stesso prodotto però in diverse shades e dovete indovinare che cos'è, quale prodotto. Non vale per chissà a cosa mi riferisco, cioè nel senso tipo per le mie amiche Elena ad esempio, non andare sotto il video e dire io lo so cos'è, perché altrimenti rovini il gioco. Andiamo avanti, vediamo per le labbra che cosa posso utilizzare. Allora, per quanto riguarda... Sì, no, ma ciglia, continuati a staccare, cioè figurati. Non ti preoccupare. E niente, dicevo che in pratica... rossetto. Vado prima con la matita, utilizzo questa qui di Wycon che è la numero 06 Borgogna. La labbra inferiore, almeno nel mio caso, io mi contengo molto perché non vado al di fuori delle linee, perché ho il labbro superiore che, se ci fate caso, è leggermente più sottile rispetto a quello inferiore. E quindi invece vado leggermente overline superiormente, in quanto appunto lo vado ad ingrandire un attimino. Ok, vado con la tinta per le labbra di Diego Dalla Palma, del numero non esiste perché si è cancellato. Ok, siccome è un trucco natalizio abbastanza, perché ho utilizzato i colori dell'albero di Natale. Niente, oh, madonna, mi sa che... Ok, vado a mettere dell'illuminante al centro delle labbra per creare questo effetto shimmer. Per dare un effetto satinato che mi ricorda tantissimo questi colori natalizi. Allora, e voilà, siamo pronti con la ciglia che si stacca. Io ho continuato ad attaccarla perché sono più forte di te. Il problema non è la colla, ve lo giuro. Che questa colla è ottima. Oh
Ok ragazzi, allora il trucco è finito, il video termina qui. Vi ricordo del giveaway valido fino all'8 gennaio, quindi non ve lo perdete. Nell'info box vi lascio tutte le informazioni, il link diretto al video del giveaway. E niente ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto, il trucco vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi lascio i miei ultimi video. Ciao ragazzi.